Sei coordinato, ma realmente cosa si intende per coordinazione? Si può migliorare a qualunque età oppure una cosa circoscritta ad un certo periodo? E soprattutto, si può essere davvero scoordinati in assoluto? Partiamo con rispondere all'ultima domanda, e cioè no, non si può essere scoordinati in tutto e per tutto, e il motivo è molto semplice, ed è che non esiste un'unica coordinazione. Infatti, se prendi un qualunque libro di metodologia dell'allenamento, non troverai coordinazione, bensì capacità coordinativa. E a seconda del livello in ciascuna di queste capacità, che tra poco vedremo, capiamo se un atleta è coordinato oppure no. Prima di elencare tutte le capacità, andiamo a capire perché è importante sviluppare le capacità coordinative. Uno, per apprendere movimenti complessi in modo più economico e velocemente. Due, trasferire le capacità da un movimento ad un altro, ma anche da uno sport a un altro. Tre, creare i presupposti per un atleta completo. Quattro, adattare le esperienze apprese a nuove situazioni. Se immaginiamo la costruzione di un atleta come alla costruzione di una casa, diciamo che la base, cioè le fondamenta, sono gli schemi motori di base, e cioè il saltare, rotolare, arrampicarsi, lanciare, saltare, che non affronteremo in questo video, però rappresentano la base di partenza su cui poi andare a costruire le capacità coordinative, che invece rappresentano le colonne portanti. Entrambe, quindi schemi motori e capacità coordinative, formano quelle che sono le abilità motorie. Calciare un pallone è un'abilità, schiacciare a pallavolo è un'abilità, uno swing nel golf è un'abilità, un dritto o un rovescio nel tennis è anche questa un'abilità. Cioè movimenti altamente complessi ma eseguiti con grande economia. Il problema è che senza un corretto sviluppo delle capacità coordinative diviene molto difficile apprendere questi movimenti, perché ci vorrà molto tempo e soprattutto sarà molto difficile riuscire a trasferirli nella situazione poi sportiva. Già se andiamo a leggere la definizione di coordinazione su Wikipedia, ci dà tante indicazioni, perché infatti dice, qui vado a leggere, la capacità che permette di eseguire un qualsiasi movimento in modo più efficace, apprendere, saper controllare e regolare un nuovo movimento e utilizzare i movimenti imparati in base alle necessità richieste. Definizione assolutamente corretta, che però appunto racchiude tutto l'insieme delle capacità coordinative, che dovete sapere si dividono in due macro categorie. Abbiamo le capacità coordinative generali, che sono quelle che intervengono indistintamente in tutti gli sport o in tutti i movimenti o in tutti i gesti, e sono la capacità di apprendimento, la capacità di adattamento e la capacità di controllo. E poi le capacità coordinative speciali, che sono in numero maggiore e intervengono in modo specifico in base allo sport, ai gesti o ai movimenti. Oggi le elencheremo soltanto, ma se vi interessa approfondire una di queste, scrivetelo nei commenti. Capacità di equilibrio, cioè la capacità di mantenere il proprio corpo stabile nello spazio e nel tempo, e si divide in equilibrio statico, dinamico e in volo. Poi abbiamo la capacità di ritmo, che consiste nell'eseguire un movimento, un gesto o un'azione ad un certo intervallo di tempo. Capacità di combinazione, cioè la capacità di coordinare adeguatamente i movimenti nei vari segmenti del corpo, come per esempio arti superiori e inferiori. Capacità di differenziazione, che è fondamentale nella maggior parte degli sport di situazione, ci farò sicuramente un video, quindi importante nella pallavolo, nel calcio, nel basket, rugby, sport motoristici, del combattimento, perché è quella che permette di discriminare la forza, ma anche l'ampiezza, la velocità di certi movimenti, adattandoli alle richieste. Lanciare per esempio vicino o lontano, fare un passaggio corto o lungo, rientra all'interno di questa capacità. Poi abbiamo anche questa importantissima, la capacità di reazione, cioè la capacità di rispondere velocemente agli stimoli esterni, siano essi sonori piuttosto che visivi. Ne esistono di questi due tipi: la reazione semplice, abbiamo un unico stimolo e un'unica risposta, oppure quella complessa, che è quella che si trova maggiormente in questi sport, dove abbiamo tanti stimoli e tante risposte possibili. Infine, la capacità di orientamento spazio-temporale, che diviene molto importante in tutti quegli sport tattici, perché permette appunto di orientarsi nel modo corretto nello spazio e nel tempo. Qual è adesso il miglior periodo per sviluppare le capacità coordinative? Dovete sapere che esiste un periodo chiamato appunto periodo d'oro delle capacità coordinative, che va dai 5-6 ai 12-14 anni. Si chiama
chiama così non a caso perché tutto quello che facciamo o non facciamo a questa età influenzerà in positivo o in negativo l'atleta che diventeremo. Questo perché in questo periodo il nostro cervello è più flessibile, più malleabile al cambiamento e al miglioramento. Le capacità coordinative, infatti, così come anche gli schemi motori di base, sono molto collegate al sistema nervoso. È possibile però sviluppare queste capacità coordinative anche in un periodo successivo ai 12-14 anni? La risposta è assolutamente sì. Infatti sono tantissimi gli atleti anche di altissimo livello che vanno a cercare di sviluppare queste capacità in un'età adulta. Quello che cambia ovviamente è la tipologia di stimolo che vado a dare, la tipologia di allenamento che vado a proporre. Quindi prima della pubertà gli stimoli coordinativi, gli allenamenti coordinativi devono essere per lo più generali. Poi con l'avanzare appunto dell'età fino all'età adulta invece sempre di più sport specifici. Facciamo un esempio, prendiamo il calciare un pallone. Qua è molto importante la capacità di equilibrio. Quindi nel periodo prepuberale io vado a sviluppare l'equilibrio in tutte le sue forme e varianti, statico, dinamico, in volo, senza guardare molto poi a quello che è il gesto tecnico. In una fase successiva io invece vado ad inserire elementi sempre più specifici, la posizione, posso inserire la palla, appunto il gesto tecnico e così via. Altra domanda che spesso mi fanno: ma si possono testare le capacità coordinative? La risposta anche qua è sì, e il metodo migliore per andare a capire il mio grado di coordinazione è fare un test per ciascuna delle varie capacità. Una volta poi presi appunto i risultati capisco dove sono più forte e invece più debole. In alternativa abbiamo il test di Konikas, che è una sorta di circuito dove abbiamo diverse sezioni divise appunto per capacità coordinative. Quindi alla fine, oltre a prendere il tempo totale, prendo anche la durata dei vari intertempi, così da capire qual è il mio livello nelle varie capacità. Non parleremo di questo test in questo video, per cui vi metto il link in descrizione se volete capire come funziona, come progettarlo e come capire anche il vostro livello. In ogni caso il metodo migliore, come ho detto poco fa, è quello appunto di testare ciascuna capacità, anche perché nel Konikas non sono presenti tutte le capacità ma soltanto qualcuna, assieme anche agli schemi motori. Concludendo, è importante aumentare il bagaglio motorio sia nel periodo prepuberale che post puberale o adulto. Infatti più è alto il background motorio e maggiore sarà la probabilità di avere successo nel mondo dello sport. Come diceva Velasco, il grande talento è colui che riesce a mantenere una certa capacità di apprendimento, quindi un certo miglioramento per tutta la durata della carriera, e le capacità coordinative infatti lavorano proprio su questo.